qual è il sottotitolo? Ovvero, come un 72enne, semianalfabeta, mi convinse a mollare la gestione delle risorse umane per cercare una gestione umana delle risorse. Perché Angelo Fanelli, nella sua vita precedente, lo posso dire, è stato non solo un brillante economista, con tanto di laurea, col massimo dei voti e incarichi internazionali, ma incarichi per l'appunto della gestione della gestione del risorso umano, che è un taccatore di teste. La sua stessa presenza, che si manifestava in modo irregolare, quasi per un mese lo vedevo, poi per una settimana ti rompevi i coglioni, perché poi andava, gli ultimi tempi aveva messo, quando ci aveva letto, aveva anche l'amplificazione con delle canzoni parecchie volte improbabili, altre volte quando c'era la nazionale, l'inno d'Italia. Se tu mi fai molto, c'è la fabbrica, 300 persone sotto le tue dipendenze, e 14 case, 18 poderi, e prima di tutto salame la lascia tutto, questa è la prima, perché il Padre Eterno mica si frega da lui, ha tutto preveduto, non è che ti fa campare per sempre, perché allora no, rimarrebbe buggiarato, no? Non si buggiara dal Padre Eterno. Fate poco, ecco, bisogna stare forse un po' in campana su quello che vuol dire, uno potrebbe prendere questo invito come fanno molti perugini, che quando parlano del Golini o del Golino, per essere forse più esatti, in perugino pensano a un fannullone, no? uno che non voleva fare niente. A uno che si è cavato nella vita con il sotterfugio, no? Ebbene, le cose non stanno così. In quel fate poco, detto da un personaggio semplice, come avete visto anche nel filmato, era Vittorio Golini, c'è addirittura condensato, e so di non esagerare, la saggezza antica, ad esempio, delle massime delfiche, cioè quando si diceva che accontentarsi di quello che si riesce ad avere proprio a portata di mano, senza strafare, no? Quando l'importante era fondamentale conoscere se stessi, ad esempio, la massima forse più famosa, era raggiungere, non dico la felicità, che è difficile per un essere umano, ma quantomeno un equilibrio. Ebbene, Golini, che non conosceva il Tempio di Delfi, il Tempio di Apollo, figuriamoci, però naturalmente arriva a mettere in pratica un modo di pensare la propria vita, il mondo, eccetera, i rapporti con gli altri, che poi lui illumina anche con una bellissima massima legata alla gioia, no? Il sorriso, un sorriso come strumento per far vivere meglio, e qua si potrebbe anche inserire l'aspetto della superiorità o meno del comico sul tragico, ma ne parliamo dopo, no? Naturalmente. Ebbene, dicevo, quando lui invita a pensare a fare poco come unica strada che ti assicura appunto un equilibrio personale, e dice fatti da solo, costruisci da solo i tuoi obiettivi, ci dà un'indicazione preziosa. Ebbene, questo vuol dire tantissimo, vuol dire suggerire di calibrare i nostri obiettivi. Non per forza dobbiamo avere tutti quanti l'iPhone di ultimo grido, la macchina di super lusso, dobbiamo misurarci e non essere prigionieri di obiettivi che a volte sono puramente esterni. Lo so che dico una cosa banale, ma non è poi così del tutto banale, perché noi in fondo spesso ci comportiamo, vale anche per chi vi parla naturalmente, in base a suggestioni che non sono poi del tutto personali, no? Pensando che viviamo un momento in cui c'è gente che va in giro col telefonino a cercare i Pokémon, come si chiama? Sì, questo è veramente troppo, no? E quindi poi ti do subito la parola. Queste, come chiamarle, ma consigli al limite sono, non sono nemmeno, perché non sono imposti, non è una filosofia strutturata, sono discorsi che lui faceva a se stesso. Lui li chiamava messaggi. Messaggi. Che era qualcosa che gli arrivava. Giusto, è vero, qui c'è tutto un modo, messaggio, altra dimensione che affronteremo, il carattere surreale di Golini, se no io per colpa mia lo sto facendo diventare un personaggio in fondo una normalità che in fondo non aveva. Per esempio, a me una delle cose che mi ha colpito, affascinato di Vittorio, di Golini, si dice, no, che ogni cosa contiene sempre il suo contrario, no? A me la cosa che mi ha colpito molto di Vittorio, anche perché mi ha colpito rispetto a quello che era il mio percorso personale di vita, è l'idea che noi viviamo
correndo di buio in una strada ghiacciata. Dice, ti può anche andare bene, ma forse anche no, no? Cioè, noi stiamo vivendo in questa particolare epoca storica un momento in cui tutto ci spinge a correre, al più. Calvino diceva, ci sono le categorie, nelle categorie della letteratura, no? C'è la fiamma e il diamante. Il diamante è quella cosa perfetta, no? Dove non c'è niente di più geometricamente perfetto. E noi abbiamo in questo momento questa illusione del diamante, no? L'idea del più che è meglio del meno, l'idea di andare più veloce è meglio di andare più lenti, dell'avere di più è meglio che avere di meno, d'essere ricchi è meglio dell'essere poveri. Essere belli è meglio di essere brutti, essere simpatici è meglio di essere, e così via. Abbiamo costruito tutto questa mente assolutamente unilaterale. Questo personaggio, questo signore qua, che è un signore che aveva la fissazione del pensiero come atto intenzionale, dice, guarda che se tu corri al buio e ghiaccio, forse fai anche peggio che stare fermo. Guarda che se tu cerchi di diventare sempre più ricco, forse diventi sempre più povero. Se vuoi diventare sempre più bello, guarda che diventi forse anche sempre più brutto. E allora c'è questo un po' come lo specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Per cui dici, ma allora aspetta un attimo, qual è la differenza? La differenza sta nel interrogarsi, nel farsi delle domande, nel non dare le cose per scontato, no? Non dare per scontato che sia una figata andare a catturare 564 Pokémon, ma cominciare a dirsi, ma a me che cazzo me lo fa fare andare in giro col telefonino come un idiota? A guardare il telefonino quando magari davanti c'ho il Colosseo o un bellissimo monumento, cioè invece che guardo il telefonino, guardo i Pokémon e vivo in una dimensione assolutamente allucinatoria, no? E questa roba qua, appunto, immaginatevi, io sono 7 anni che sto facendo questo, oddio, non riesco a usare la parola lavoro, però avendo questa passione di scoprire, riscoprire Vittorio Gorini e quello che aveva da dire. Io ho 2 dottorati di ricerca, di cui un PhD negli Stati Uniti. Questo signore aveva fatto 6 anni di scuola elementare, 3 anni la prima, 3 anni la seconda, e ho imparato anche molte cose da lui. Quindi. Poi appunto la mia storia, la storia di quello che facciamo con l'Associazione di Vero Pensatore, eccetera, sono disponibili in 2 DVD, 2 libri, una favola per bambini, uno spettacolo teatrale, eccetera. Magari prima che andiamo via poi vi dico anche quali sono i prossimi appuntamenti, eccetera. Ma la cosa, c'è tantissimo spazio. Poi adesso qui abbiamo preso questo potere serioso, ma in realtà possiamo anche divertirci, assolutamente. Magari adesso siamo riusciti a suscitare. Ma io non ho fatto nessuna scelta. Non ho fatto nessuna scelta. Dal mio punto di vista è stata una cosa obbligata, nel senso che dopo 15-20 anni come ricercatore, professore di business, eccetera, a un certo punto il mio intestino ha cominciato letteralmente, scusatemi il francesismo, a cagare sangue. E quindi io scelte non ne ho fatte. Infatti la cosa del gorilla, cioè sono stato costretto a cambiare vita, e lungo questo percorso, perché stavo male, lungo questo percorso, la colite ulcerosa è una cosa molto molto simpatica, ve la consiglio se volete diventare l'anima della festa, la colite ulcerosa è perfetta. Per cui a un certo punto il mio corpo mi ha preso da dietro e ha detto, guarda, girati da sta parte, perché di là lascia perdere, girati e vai, con tutto quello che comporta per una persona che è stata educata a ragionare sulla base della razionalità, delle scelte, delle cose, eccetera, eccetera. Io mi sono trovato d'un tratto sbalzato da una parte del continente a Perugia,
senza sapere nemmeno perché, semplicemente sapendo che è successo qualcosa per il quale io devo andare da quella parte là. E ho incontrato Gorini lungo la strada, che mi ha fatto capire molto. Mi ha fatto capire molto anche del fatto che, tra le varie cose, no? Per esempio, Gorini era una delle ragioni per le quali lui veniva ostracizzato anche a Perugia. Ancora oggi moltissimi lo ricordano con grandissimo affetto e anche con altri con grandissimo odio, perché lui aveva fatto 8 anni e mezzo di galera, ha avuto 8 processi come dagli anni 20 agli anni 50 come piccolo ladro, borseggiatore, cose eccetera. Una delle cose che Gorini dice è, e lui lo dice da uno che aveva l'esperienza del ladro, cioè guarda che quelli che fanno molto alla fine sono quelli, sono i peggio ladri, perché rubano a loro stessi, perché fanno delle cose che vanno contro quello che è la loro stessa natura, no? E questo è quello che noi, io mi ci sono ritrovato molto in questo, nel senso che io che avevo investito la tigna, la cosa, gli anni a studiare, a fare gli incontri internazionali, le pubblicazioni eccetera eccetera, mi sono reso conto a un certo punto, perché me l'ha fatto capire il mio corpo, che avevo rubato a me stesso della roba importante, che non stavo facendo, cioè che avanzavo sulle macerie di me stesso, no? E quindi l'altro, da quel punto di vista, infatti uno delle massime, dei messaggi di Gorini è: se cerchi un galantuomo prendi un ladro che ha smesso, perché è uno che sa, è uno che già sa che cosa significa rubare, no? La legge umana è fallace, è più giusta quella che ognuno di noi abbiamo dentro lo stomaco, perché dentro lo stomaco abbiamo una specie di tribunale, noi conosciamo il bene e il male, nessuno può dire io non conosco il bene e il male, ma io credevo di dare un pugno a quello, gli ho dato una carezza, io credevo di dare una carezza a quella, invece ho dato un pugno, ma che ne sai qual è il pugno e qual è la carezza, si sa. Questo libricino sul Gorini, dato che io sono il Gorini, che succede? Che ne ho combinate tante su sto mondo, no? Magari non saranno delle grandi vigliaccherie, ma le birbonate ne ho fatte tante. Qui ci sono un po' le fotografie, molta gente le hanno comprate, io ne che faccio la pubblicità allo scopo di vendere. Ho il dovere, sacrosantamente, di far sapere le cosettine, quelle buone, perché quelle triste ormai le hanno parate tutti, no? Perché quando uno fa tanto e poi tutto sbagliato, non è solo lui che sbaglia, ce ne sono altri 20, 30 persone, allora chi danneggia di qua, chi danneggia di là, chi danneggia di sotto, chi danneggia di sopra? E infatti oggi siamo proprio per questo. Perché voi non fa molta strada, tutta una botta, non va bene. Invece fatene poca e fatta bene. Poca e fatta bene, se anche ci mette un paio d'ore di più, ma chi se ne frega? Ma un po' che sono le disgrazie, un po' che le vuole mandare a cercare, e allora qui lo dice bene, fate poco, mica niente, poco.